EICMA 2019, siamo allo stand NIO, un brand totalmente elettrico, innovativo. Siamo in compagnia della nuova NIO Aero EB1. EB01 sta per Electric Bicycle 01, è la prima bicicletta elettrica che verrà importata in Italia dal brand distribuito da KSR. Analizziamo un po' nel dettaglio questa bici elettrica. Abbiamo un motore Bafang da 200 watt, la batteria a potenza di 21 ampere ora, il cambio è Shimano, si comanda da qui con i rapporti come con la bicicletta, vedete il cambio è qua. La velocità massima di questa bicicletta, ovviamente essendo una bicicletta elettrica, è di 25 km orari limitata per legge. Abbiamo una presa USB, vedete qui, una chiave per l'accensione del sistema, il display che ci fa vedere la velocità e lo stato di carica della batteria, c'è un potente faro anteriore dal tipico design NIO, questo cerchio, questa luce DRL, all'interno ci sono due proiettori a LED, c'è luci anche ovviamente al posteriore, anche in questo caso sono a LED. Vediamo qui per il comfort che il telaio, la parte centrale del telaio con il forcellone, per usare un termine motociclistico, è collegato da un doppio ammortizzatore. La forcella anch'essa è regolabile ad aria. L'impianto frenante invece è Magura ed ha dei freni a disco. L'autonomia della batteria varia da circa 60 a 100, no scusate, dai 100 ai 120 km in base all'assistenza che chiediamo appunto al motore. Voi che cosa ne pensate? Le biciclette elettriche sostituiranno i ciclomotori in futuro nella mobilità urbana? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video qui live dal salone e ovviamente seguiteci sui canali social Instagram, Facebook e Twitter e sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!